Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata occhio di bue alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, burro a pezzetti, zucchero, uova e tuorlo, vanillina, lievito, per farcire Nutella e per decorare cioccolato fondente fuso e granella di nocciole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro, le uova e il tuorlo, la farina, il lievito e la vanillina ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso la divideremo in due parti uguali. Stendere la frolla in una sfoglia sottile. Ritagliare un cerchio da 25-27 cm. Trasferire in una teglia rivestita con carta da forno e cuocere in forno preriscaldato a 170 gradi per 20 minuti circa. Nel frattempo ripetere l'operazione con l'altro panetto. Con l'aiuto di un coppapasta del diametro di 10 cm effettuare un foro al centro. Trasferire in una teglia e cuocere in forno preriscaldato a 170 gradi per 20 minuti. Abbiamo lasciato raffreddare completamente i due dischi di frolla, adesso formeremo la crostata. Mettere sulla base la Nutella. E livellare bene. Posizionare l'altro disco di frolla. Mettere su tutta la superficie il cioccolato fondente fuso. Polverizzare con la granella di nocciole. Lasciare solidificare il cioccolato. Crostata occhio di bue alla Nutella. Grazie e alla prossima ricetta.